Avverto che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla Web TV nelle due lingue, italiano e inglese. E l'odierna audizione sarà svolta consentendo la partecipazione da remoto, oltre che alle personalità audite, anche delle deputate e dei deputati, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'impegno dell'Italia nella comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani contro la discriminazione, l'audizione in videoconferenza di rappresentanti della ONG Survival International, impegnata, sui diritti dei popoli indigeni dell'Amazzonia. Anche a nome dei componenti del Comitato, saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, alla dottoressa Francesca Casella, che è la direttrice per l'Italia di Survival International e che è collegata da remoto, anche la dottoressa Fiona Watson, che è la direttrice del Dipartimento di Ricerca e Advocacy. Il tema della nostra audizione di oggi è la situazione di grave emergenza e pericolo in cui si trovano molti popoli indigeni del Brasile e in particolare alcuni popoli incontattati, così si chiamano, che abitano aree su cui non sono ancora stati completati i processi formali di demarcazione e protezione. Ricordo che per popolo incontattato si intende un popolo tribale che non ha contatti con nessun membro delle culture e società dominanti. Non si tratta di popolazioni arretrate che vivono all'età della pietra, vivono semplicemente in modo diverso e in più hanno una conoscenza ineguagliabile del loro ambiente e delle piante medicinali che usano per curare le malattie, che sono, per loro sconosciute. Il contatto con membri delle società dominanti è per loro estremamente pericoloso, in certi casi devastanti. Alcune tribù hanno perso il 90% della loro popolazione entro un anno o due dal primo contatto. Ricordo che Survival International è stata fondata nel 1969 da un gruppo di persone informate del genocidio degli indiani amazzonici, grazie a un articolo pubblicato sul Sunday Times britannico. Per diversi anni Survival è stata gestita esclusivamente da volontari che, oltre a dare visibilità alle problematiche umanitarie relative ai popoli indigeni, facevano advocacy in sede internazionale e soprattutto presso le Nazioni Unite. Da allora Survival è diventata un vasto movimento mondiale presente in oltre 100 paesi con campagne di sensibilizzazione e mobilitazione. È importante sottolineare che Survival non accetta fondi governativi né da parte di grandi aziende. Sono numerosi i casi di successo che la ONG può vantare. Ad esempio, Survival è riuscita nell'intento di creare la più vasta area di foresta pluviale sotto controllo indigeno che esiste al mondo, aiutare a protezione del popolo indigeno degli Yanomami al confine tra il Brasile e Venezuela. Ha contribuito alla vittoriosa lotta dei Dongria Kond, che vivono nello stato di Odisha, nell'India orientale, contro il gigante minerario Vedanta, che avrebbe voluto estrarre dalle loro colline bauxite per un valore stimato di 2 miliardi di dollari, violando però la montagna della legge, Nyam Dongar, e interrompendo il corso dei fiumi. Survival ha permesso il ritorno alle proprie terre ai Boshimani della Kalahari, in una regione desertica compresa tra Sudafrica, Namibia e Botswana. Merita ricordare che la Convenzione sui diritti dei popoli indigeni e tribali, adottata nel 1989
dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro, l'ILO, costituisce l'unico strumento legislativo internazionale di protezione di queste comunità, che l'Italia purtroppo non ha ratificato, come la già maggior parte dei paesi europei, perché lo stato attuale solo 24 dei 187 membri dell'ILO hanno ratificato la Convenzione e hanno anche proceduto 24 alla ratifica. Tra questi 5 paesi sono dell'Unione Europea: Danimarca, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. Quindi ratificare la Convenzione significa assumere l'impegno alla tutela dell'integrità fisica e spirituale dei popoli indigeni e contro ogni discriminazione, un impegno da profondere in ogni sede, presso le istituzioni internazionali come ad esempio la Banca Mondiale e in sede bilaterale, oltre che con progetti di cooperazione allo sviluppo e iniziative sostenute dall'Unione Europea. Segnalo ai nostri ospiti che la proposta di legge di ratifica della Convenzione risulta stata presentata dalla collega Lia Quartapelle e anche alla luce di quanto potrà emergere da questa audizione di oggi mi impegno affinché la Commissione calendarizzi il provvedimento in tempi utili. Quanto allo specifico della legislazione brasiliana, in base alla Costituzione federale del Brasile del 1988, spetta al governo demarcare e proteggere i territori abitati da popolazioni indigene. La Costituzione brasiliana prevede salvaguardie che caratterizzano queste aree come terre ad uso esclusivo e permanente dei popoli indigeni, inalienabili e indisponibili per altri fini che non siano la tutela dei progetti di vita di questi popoli. Ebbene, dopo oltre 30 anni di vigenza della Costituzione, secondo i dati del Consiglio indigenista missionario, ci sono ancora 821 terre indigene con qualche vertenza amministrativa che ne impedisce la regolarizzazione. Non solo. Il Supremo Tribunale Federale del Brasile ha ripreso il 25 agosto scorso il processo che deciderà se la demarcazione delle terre indigene brasiliane sarà soggetta al criterio del cosiddetto marco temporale, sostenuta dal settore agroindustriale e dal governo Bolsonaro. Secondo questo parametro, le richieste di demarcazione di terre possono essere avanzate solo se il popolo indigeno riesce a dimostrare di trovarsi sul territorio da prima della Costituzione del 1988, cioè è sul popolo indigeno l'onere della prova. In altri termini, se tali tesi verrà approvata, la popolazione indigena che intende avanzare una richiesta di demarcazione di terre dovrà provare che si trovava già su quel territorio al momento della promulgazione della Costituzione del 1988 e che aveva una disputa aperta in corso. La questione del marco temporale è contenuta anche in una proposta di legge all'esame della Camera dei Deputati brasiliana, che prevede che il contatto con le tribù deve essere evitato salvo che esso non costituisca un'azione statale di utilità pubblica, senza tuttavia specificarne la portata e dunque lasciando un ampio margine di interpretazione che favorisce l'occupazione delle aree abitate dai popoli indigeni da parte di attività illegali. Su tale controversia si è già espresso il relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, che ha sollecitato la Corte Suprema brasiliana a garantire i diritti delle comunità indigene sulle loro terre, sottolineando che, cito testualmente, tali diritti non derivano da una concessione dello Stato, ma dal fatto stesso che sono gli abitanti originari e hanno vissuto su queste terre molto prima che gli europei arrivassero in Brasile.
Ricordo ai nostri ospiti che il Comitato sui diritti umani, allora presieduto dalla collega Yolanda Di Stasio, ha già affrontato questi temi con l'audizione di una delegazione di rappresentanti dei popoli dell'Amazzonia, svoltasi il 17 ottobre 2019. Già in quella sede, grazie anche alla toccante testimonianza diretta degli esponenti delle comunità indigene, era emersa una unanime condivisione delle loro legittime rivendicazioni per la promozione di uno sviluppo e di una ecologia integrali. Precisando che nel corso dell'audizione verranno proiettati dei brevi video di testimonianza, do ora la parola alla dottoressa Francesca Casella, che è la direttrice per l'Italia di Survival International, che è in remoto. Prego, dottoressa Casella. Buongiorno, grazie. Ringrazio innanzitutto lei, Presidente, e tutti gli onorevoli membri del Comitato Permanente sui diritti umani nel mondo per aver dato a noi di Survival International lo spazio per denunciare questa situazione di violazione dei diritti umani di grave rilevanza nazionale e internazionale che riguarda il Brasile. La ringrazio anche per le parole espresse nei confronti della nostra associazione Survival, il Movimento Mondiale per i Diritti dei Popoli Indigeni. Come lei ha detto, esistiamo esclusivamente per prevenire lo sterminio dei popoli indigeni e tribali e siamo l'unica organizzazione a difenderne i diritti in tutto il mondo. Vengo subito al nocciolo di questo problema e voglio partire fornendo alcuni dati statistici. Secondo l'ultimo censimento che è stato effettuato, nel 2010 in Brasile vivevano circa 900.000 indigeni suddivisi in almeno 305 popoli distinti. I ricercatori tuttavia oggi credono che il loro numero superi il milione. I territori indigeni sono 700 circa e si trovano tutti in stadi diversi di riconoscimento. Di questi 487 sono stati completamente demarcati e gli altri invece purtroppo stanno ancora aspettando la fine del processo o un qualche intervento da parte del governo, nonostante, come lei ha ricordato, la Costituzione obbligasse appunto il governo a completare tutti i riconoscimenti entro il 1993. Molti di questi territori non stanno godendo di nessuna forma di protezione. E sempre in Brasile, il Brasile ospita la maggior concentrazione di popoli incontattati al mondo. Secondo il FUNAI, che è l'Agenzia Governativa degli Affari Indigeni, le tribù e i gruppi incontattati potrebbero essere addirittura 114, anche se molti di essi non sono ancora stati formalmente identificati e confermati. Dei popoli incontattati, come presumibile, si sa molto poco, se non che il loro isolamento è frutto di una scelta forzata, obbligata direi, compiuta per sopravvivere alle invasioni. Molti di loro infatti sono dei sopravvissuti o discendono dai sopravvissuti ad atrocità commesse in epoche precedenti, per esempio durante il boom della gomma dell'Amazzonia occidentale. Violenze raccapriccianti che li hanno costretti a rifugiarsi nelle zone sempre più remote dei loro territori per sfuggire ai massacri e alle malattie letali introdotte dagli invasori. Talvolta questi popoli hanno avuto o hanno dei rapporti sporadici con le tribù più vicine, ma qualunque sia la loro storia personale, nella maggior parte dei casi purtroppo la loro fuga continua ancora oggi, nella consapevolezza che il contatto con il mondo esterno resta tuttora la più grave minaccia alla loro esistenza. Manovra dopo manovra, infatti, sin dal suo primo insediamento, il presidente Jair Bolsonaro ha fatto ogni tentativo possibile per assimilare questi popoli e aprire le loro terre allo sfruttamento. Come per tutti gli altri popoli indigeni del Brasile, questo è sicuramente uno dei momenti peggiori della loro storia recente, dai tempi della dittatura militare. Ma credo che parlare della politica genocida di Bolsonaro, che ancora prima del suo insediamento ha letteralmente dichiarato guerra a tutti i popoli indigeni del paese, sia abbastanza superfluo perché è di dominio pubblico. Le organizzazioni indigene lo definiscono un genocidio legalizzato. Mi preme tuttavia ricordare a questa commissione che il suo governo, e senza sosta, sta incoraggiando il furto e la distruzione dei territori indigeni, la loro invasione illegale, gli attacchi violenti alle comunità e l'uccisione degli indigeni.
sta esortando a contattare e integrare a forza i popoli incontattati, esponendoli al rischio di sterminio. Sta sostenendo la proposta letale del marco temporale, a cui lei ha già accennato, che stabilisce appunto che gli indigeni, che al 5 ottobre del 1988, quando fu promulgata la Costituzione, se non abitavano fisicamente sulle loro terre, non hanno più alcun diritto a viverci. Se approvata questa legge, avrebbe un impatto devastante su decine di popoli incontattati e su centinaia di territori indigeni che potrebbero essere revocati o non essere mai più demarcati. Inoltre, tagliando i fondi e licenziando i funzionari scomodi, sta soffocando e paralizzando organi governativi cruciali come il FUNAI e l'Agenzia per l'Ambiente IBAMA, che sono responsabili per legge di difendere le vite e le terre dei popoli indigeni. Sta canteggiando il progetto di legge 490, conosciuto anche come il progetto di legge della morte, che riunisce una serie di elementi di progetti di legge ed emendamenti costituzionali che ancora una volta mirano a derubare i popoli indigeni delle loro terre a beneficio dell'agrobusiness e a permettere il contatto forzato con i popoli incontattati. Fa parte di questo pacchetto anche il famigerato disegno di legge 191 sulle attività minerarie, che aprirebbe i loro territori alle estrazioni su larga scala. È notizia di questi giorni, sono sicura che l'avete appresa nei media, come l'estrazione illegale dell'oro proprio dalla regione amazzonica brasiliana arrivi nei nostri negozi, nei nostri mercati, lungo un processo durante il quale viene ripulito del sangue indigeno di cui è macchiato. Infine, sta programmando di aprire le terre delle tribù incontattate a uno sfruttamento che per loro sarebbe letale, cancellando le ordinanze di protezione territoriale che tutelano i loro territori. Ed è proprio su queste ordinanze che oggi voglio richiamare in particolare la vostra attenzione. E voglio farlo iniziando a mostrarvi un paio di video, di testimonianze, che riguardano proprio due popoli su cui vige un'ordinanza di protezione territoriale. Prego la regia per cortesia di mandare in onda il video di Rita Piripcura e quello sugli ultimi Kawaiva. Chi è Piripcura? Chi è mia terra? Chi è Rita? Gente que quer curar, que ó, manda o lugar, que daqui até tudinho, né? De matou tudinho, minha tia, é minha tia não, é minha tóngora que matou, minha tóngora que matar, é nove quilos, é vambora, matou, vambora lá, uturado, para, aí vem pra cá, né? Aí tira a tia, vai em cima, né? Pera, aí fica para canoa. Aí que é, vambora. Aí, manda o lugar, né? Manda o lugar. Amanhã tem couro. Muito de pinho. É vento, é rio. Vai embora pra cá. Aqui, ó. Procura pra cá. Branca com checo. Aí, ó, cortar, né? Aqui, ó. Meu avó. Aí, parou, né? E parou para mim, né? Não, chora não. É um branco que cortou, ele falou. Aí eu falei, meu pai falou, não, é branco aqui, não é o macaco, não é macaco, rapaz, é porque está em branco, tá? E tudo é que derruba muito, gira, madeira, tá? Aí eu parei a caça, não entendi, né? Aí minha mãe fica lá, eu, tudo aqui, ó, tudo aqui, ó, andando. Andando, tá minha irmã. Tô eu, minha irmã, meu pai, minha mãe, meu irmão. E eu, tô. Aí tu tá aqui, pedi procurando aqui andar. É meu irmão, essa aí. É meu irmão, a outra aqui é Tamandu, aqui é minha tumbilha. Tem dois, tá? Agora que eu vi da Tapiri, eu tô pensando aqui em matar, que tem muita gente aqui andando, tá? Que mais matar ele em dois, depois. Matar aí, ó. Não tem mais. Prego la regia di mandare in onda anche l'altro, anche se io non sentivo l'audio, non so se è un problema solo mio.
Mi sentite? Noi sentiamo, non so se i colleghi collegati hanno sentito. Once a vast blanket of dense rainforest, one of the most violent regions in Brazil. Armed loggers and powerful ranchers are illegally raising the trees to the ground. Here live the uncontacted Kawahiva Indians. They hunt, fish, and gather fruits and honey, living on the run to escape violence from outsiders. Attacks and disease have killed their relatives. These are the last of the Kawahiva, one of the most vulnerable peoples on the planet. If their land is not protected, they will disappear forever. But if Brazil's government acts fast, they can survive. We are the global movement for tribal people's rights, and we're doing everything we can to secure the Kawahiva's land for them. Help us make Brazil take action. Join the movement. In particolare della situazione in cui versa il territorio dei Piripicura, a cui appartiene Rita, quella donna indigena di cui abbiamo raccolto quella testimonianza straordinaria. Rita è uscita da poco dall'isolamento ed è estremamente preoccupato per i suoi parenti incontattati che ancora vivono nella foresta. Se il suo territorio non dovesse essere protetto, potrebbero essere sterminati tutti e allora non sopravviverà più nessuno. Dicevo che le ordinanze di protezione territoriale sono misure di emergenza introdotte nel 1996 per proteggere proprio i territori dei popoli incontattati per i quali non è ancora stato intrapreso o concluso il lungo iter della demarcazione ufficiale. Rendono sostanzialmente illegale l'accesso delle terre delle tribù da parte di trafficanti di legname, di minatori e di altri invasori. Senza questa forma di tutela, le foreste verrebbero completamente distrutte e i popoli che le proteggono e che da essi dipendono per sopravvivere potrebbero essere spazzati via completamente. Nel tempo queste ordinanze hanno salvato alcune tribù o alcuni dei loro ultimi membri da una morte assolutamente certa. Oggi queste ordinanze proteggono 7 territori dei popoli incontattati e oltre 1 milione di ettari di foresta amazzonica. Devono però essere rinnovate periodicamente, mediamente ogni 2 o 3 anni, dopo aver verificato che i suoi abitanti originari sono ancora lì. Nei mesi scorsi le ordinanze vigenti su alcuni di questi 7 territori sono scadute, ma anziché rinnovarle, il governo brasiliano, con l'aiuto di alcuni alti funzionari conniventi del FUNAI, ha complottato segretamente per cancellarle. La mobilitazione da parte dell'opinione pubblica è stata enorme, in particolare quella ovviamente delle organizzazioni indigene brasiliane. Insieme la COIAB, l'OPI, l'APIB, l'ISA e noi di Survival International abbiamo lanciato una campagna dal nome Incontattati o Distrutti per proteggere, per costringere il governo brasiliano a intervenire e a rinnovarle come dovrebbe fare per legge. Grazie alle pressioni, fortunatamente 3 di queste ordinanze sono state rinnovate, ma solamente per 6 mesi,
che è un tempo assolutamente insufficiente per rimuovere tutti gli invasori e per concludere le procedure per la completa demarcazione di questi territori, mentre una quarta è tuttora scaduta da dicembre e richiede un intervento urgentissimo da parte delle autorità. Queste sono le aree scadute. Il territorio indigeno di Jacareuba Catawixi, nello stato di Amazzonia, che è scaduto l'8 dicembre. Il territorio indigeno Piripcurà, nello stato del Mato Grosso, che è in scadenza il 18 marzo prossimo. Il territorio indigeno Piripiti, nello stato di Roraima, che scadrà il 6 giugno. E il territorio indigeno Ituna Itatà, nello stato del Pará, che scadrà il 1 luglio prossimo. Presso gli uffici del FUNAI sta languendo ormai da mesi anche un'altra richiesta per l'emissione di una ordinanza di protezione territoriale nuova che riguarda un'area in cui una squadra specializzata del FUNAI ha verificato recentemente l'esistenza di una tribù incontattata. La missione sul campo è stata effettuata a settembre nei pressi del fiume Purus, che si trova nella parte meridionale dello stato di Amazzonia. Sono state individuate alcune decine di persone, probabilmente appartengono al popolo degli Arawak. La squadra ha inviato un rapporto a Brasilia e ha scritto 3 volte ai vertici del FUNAI chiedendo la protezione immediata del territorio a causa dell'altissimo rischio di contatto che esiste tra la tribù e i raccoglitori dei prodotti della foresta che sono attivi nell'area. Tra i raccoglitori infatti c'è un'altissima incidenza di malaria e di Covid che potrebbero essere letali per i popoli incontattati. Nonostante queste sollecitazioni non è ancora stato fatto assolutamente nulla, esponendo la tribù, come ha dichiarato la Federazione delle Comunità e dei Popoli Indigeni del Medio Purus, al rischio certo di genocidio. Prego la regia a questo punto di mandare anche il terzo video sul piano segreto che è stato svelato dalle organizzazioni indigene brasiliane. Grazie. Nel video parliamo di complotti ed è quello che letteralmente intendiamo. Permettetemi di portarvi un solo esempio delle strategie di insabbiamento e che sono state scoperte e denunciate dalle organizzazioni indigene, parlandovi di Ituna Itatà, che significa tradotto odore di fuoco, che è uno dei territori protetto da ordinanze di protezione territoriale che è scaduto a gennaio e che, come potrete vedere poi a breve nelle immagini, è anche stato il territorio indigeno che nel 2019 ha subito il più alto tasso di deforestazione del paese. Secondo fonti delle organizzazioni COIABE e OPI, L'84% della deforestazione di questo territorio è avvenuto proprio negli ultimi 3 anni, ovvero dall'insediamento del presidente Bolsonaro. Inoltre, secondo l'Istituto Nazionale delle Ricerche Spaziali, l'INPE, durante il governo brasiliano di Bolsonaro, il disboscamento nelle terre in cui vivono i popoli incontattati è aumentato del 1493%. Siamo passati dai circa 580 ettari di media di sboscati nel decennio tra il 2009 e il 2018 ai 9,2 milioni di ettari dal 2019 in poi. E a questo proposito vorrei farvi vedere alcune fotografie satellitari. Prego la regia di mandare le immagini. Grazie.
Ecco, avete visto nelle foto l'aumento vertiginoso del disboscamento. Le prime immagini riguardavano l'area dei Piripcurà, dove abita quella donna Rita di cui abbiamo visto la testimonianza precedentemente, e poi invece nell'ultima slide il territorio di Ituna Itatà di cui vi sto raccontando. Per rinnovare le ordinanze, il FUNAI deve quindi provare la permanenza delle tribù nelle aree interessate. Ad agosto, quindi, alcuni funzionari si sono recati nel territorio, dove hanno trovato delle chiarissime evidenze dell'esistenza di un popolo nell'area, tra cui i resti di cibo, una ciotola e anche delle aree ripulite dall'uomo. Hanno compilato un rapporto dettagliatissimo in merito, che poi però è stato insabbiato dalle autorità per poter negare pubblicamente la presenza dei popoli nell'area. E addirittura è stato mostrato poi al senatore Zequigna Marigno nel corso di un suo incontro segreto con i vertici del FUNAI. Il senatore Marigno è un grande sostenitore del presidente Bolsonaro ed è fortemente legato alla lobby mineraria e a quella agroindustriale, nonché alle frange più estremiste della Chiesa evangelica che stanno cercando in ogni modo di entrare nei territori dei popoli incontattati per evangelizzarli a forza. Nel 2020 l'OPI aveva già denunciato i tentativi del senatore di ridurre drasticamente l'area di Ituna Itatà ed è quindi gravissimo il fatto che gli siano stati mostrati questi documenti in cui sono esattamente indicate le ubicazioni delle prove rinvenute. In passato la diffusione di dati confidenziali di tale natura sono state usate, hanno aiutato trafficanti di legname e imprenditori agricoli ad attaccare e uccidere popoli incontattati scomodi, e quindi questo fatto ha esposto la tribù a un pericolo enorme. Come se non bastasse, il 29 dicembre, e capite bene che si è trattato di un momento strategico visto che molti degli avversari politici erano via assenti, insomma, per le festività, il FUNAI ha anche ratificato una decisione interna che vieta attività di protezione territoriale nelle terre indigene in cui i processi di demarcazione non sono ancora stati completati. Si tratta di una misura incostituzionale che ha lasciato centinaia di territori indigeni senza protezione, per lo più proprio le aree più vulnerabili, quelle più invase e pericolose per i loro abitanti indigeni. Il provvedimento riguarda anche le terre non demarcate dei popoli incontattati, tutelate da queste ordinanze. È quindi difficile immaginare un tradimento più grande della missione del FUNAI, che è un organo ufficiale che esiste proprio per difendere i diritti dei popoli indigeni, ma che sta ora attivamente lavorando per sterminarli. Fortunatamente, grazie alla pressione esercitata dalle organizzazioni indigene rappresentate dall'APIB, il caso è arrivato alla Corte Suprema, dove il giudice, pochi giorni fa, il 2 febbraio, si è espresso contro la manovra del FUNAI accusandolo di contravvenire alle sue prime responsabilità e l'ha annullata. E parimenti la pressione esercitata a livello nazionale e internazionale hanno indotto un giudice federale a ordinare anche il rinnovo dell'ordinanza che vige su Ituna Itatà, che, come dicevo, è avvenuta recentemente, anche in questo caso se solo per pochi mesi. E mi avvio a così concludere il mio intervento ricordando a tutti voi che i popoli incontattati sono il simbolo per l'eccellenza della diversità umana, una parte irrinunciabile dell'umanità e, come diceva anche il Presidente in apertura, i migliori custodi dei loro ambienti. Le loro terre infatti vengono prese di mira proprio perché sono ben alimentate e preservate, quindi ricche di risorse. Tuttavia i popoli incontattati sono anche i popoli più vulnerabili del pianeta, sia a causa delle violenze che subiscono, sia per le malattie importate dall'esterno, verso cui non hanno difese immunitarie, anche se sono molto comuni tra le altre società umane. La storia dimostra e insegna, come anche in questo caso citava il Presidente, che il contatto può provocare la morte del 50% della loro popolazione entro 1 o 2 anni. In alcuni casi però possono morire tutti e in tanti casi è successo. Inoltre, fra tutti i popoli del mondo, i popoli incontattati sono sicuramente anche le società umane che hanno meno possibilità di poter difendere i propri diritti e di far sentire la propria voce. Diritti umani fondamentali come quelli che sono riconosciuti a ogni essere umano, ma anche diritti specifici di cui godono in quanto popoli indigeni, che sono garantiti loro sia dalla Costituzione brasiliana, sia dalla Dichiarazione dei diritti
dei popoli indigeni delle Nazioni Unite, dalla Convenzione ILO 169 dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dalla Dichiarazione Americana dei Diritti dei Popoli Indigeni, tutti diritti che di fatto il governo Bolsonaro non sta rispettando e anzi cerca di sopprimere. Stiamo quindi lavorando senza sosta per denunciare, ostacolare e fermare ad ogni passo ogni nuovo piano anti-indigeno del governo di Jair Bolsonaro. Lo stiamo facendo noi di Survival International, le organizzazioni indigene brasiliane con cui collaboriamo e tutti i loro alleati nel mondo. Quelle di Bolsonaro sono strategie criminali e incostituzionali, annunciate apertamente anche durante la sua campagna elettorale, quando disse che sotto il suo governo non sarebbe stato demarcato nemmeno un centimetro di terra indigena in più. Inoltre, come denunciano vari membri del pubblico ministero brasiliano stesso, come il procuratore Ricardo Pael, le esitazioni del governo quando si tratta di implementare misure di protezione e le continue insinuazioni personali del presidente sul fatto che le ordinanze non saranno rinnovate creano aspettative indebite, e cito, e promuovono le occupazioni illegali e l'indiscriminata deforestazione da parte di accaparratori di terre, taglialegna e minatori. La situazione quindi è estremamente critica e con l'avvicinarsi delle elezioni presidenziali, come da tradizione, è molto probabile che le invasioni e le azioni di land grabbing aumenteranno ulteriormente. Dal Brasile ci sta arrivando un appello accorato a scongiurare una volta per tutte questo potenziale genocidio, richiamando il governo Bolsonaro ai suoi obblighi costituzionali al rispetto della legge internazionale, anche attraverso la pressione pubblica e politica dell'intera comunità, quella europea e quella internazionale. Ci rivolgiamo quindi a questo comitato per sapere se e quali misure il nostro governo può e intende prendere per rispondere al grido di aiuto che ci viene dai popoli indigeni del Brasile e anche dai popoli incontattati attraverso la voce dei loro parenti già usciti dall'isolamento prima che sia troppo tardi. Abbiamo avuto una testimonianza di questa voce attraverso il video di Rita Piripcurà. È una questione di diritti umani di portata mondiale e di vitale importanza. Noi sappiamo che non possiamo ovviamente più rimediare agli errori e agli stermini che sono stati subiti dai popoli indigeni nel passato, ma possiamo certamente fermare le sofferenze che stanno subendo oggi, perché difendere la giustizia oggi è nelle nostre mani. E ringrazio ancora una volta questa commissione, la Presidente, onorevole Boldrini, per averci dato la possibilità di richiamare l'attenzione su questo dramma, mostrandovi un ultimo video. Non si tratta in questo caso di un popolo incontattato, ma del un leader del popolo Guajajara, conosciuto come il custode della foresta, che si rivolge proprio a voi con un accorato appello e che ci racconta come lui e il suo popolo stanno anche perdendo regolarmente la vita per difendere la loro foresta e anche la vita dei popoli incontattati con cui condividono il territorio. Grazie ancora infinitamente e prego la regia di mostrare il video ultimo, quello di Olivia. Meu nome é Olímpio Santos Severo Mu Guajajara, coordenador geral dos Guardiões da Terra Indígena Lariboia. O guardião é aquele que está defendendo os direitos do seu povo e está defendendo os isolados, né? E está defendendo esse o bioma da natureza para todos nós, né? Foram assassinados 3 guardiões dentro da nossa terra, né? Nenhum desses assassinos estão de trás das grades. O meu povo está sofrendo. A terra está clamando pelo público internacional que seja uma conservação permanente no nosso mundo, no nosso país, em qualquer país do mundo, né? Eu quero que as pessoas se sensibilizem muito mais. Eu quero que o público internacional se sensibilize em defender a vida e o pulmões do mundo junto com a gente. Ok,
Grazie dottoressa Casella per questa presentazione dettagliata che ha risposto anche a tante delle nostre domande che ci stavamo facendo durante la sua presentazione. E adesso io darei la parola alla collega Lia Quartapelle che è da remoto e ha chiesto di intervenire. Prego onorevole Quartapelle. Presidente, anche io ringrazio Survival International e Francesca Casella per l'audizione. Credo che sia un'audizione molto importante su una tematica che in questa legislatura non era ancora entrata a far parte dell'agenda della Commissione, ma che ci dice di quanto il tema ambientale e le questioni di politica internazionale siano fortemente collegate. Il mio è un intervento semplicemente per sostenere qualsiasi iniziativa che lei come Presidente vorrà prendere, sia di calendarizzazione di proposte di legge che di eventuali contatti con l'ambasciata brasiliana per segnalare a loro alcuni degli spunti emersi durante questa audizione, che sono spunti di grande preoccupazione, credo, per questo comitato e più in generale per la Commissione Esteri. Le iniziative del governo Bolsonaro sono in controtendenza con le iniziative dei governi precedenti brasiliani e sono delle iniziative che mettono a rischio i popoli incontattati e più in generale tutto l'ecosistema della foresta amazzonica. Di questo ne abbiamo già parlato anche con l'ambasciatore quando venne in audizione, ma credo che sia opportuno ribadire tutti i punti di preoccupazione espressi nella testimonianza di Survival International. Grazie mille. Grazie alla collega Quartapelle. Adesso darei la parola alla collega Yolanda Di Stasio, che peraltro ha presieduto questo comitato prima che ci fosse il cambio. Prego, deputata Di Stasio. Grazie Presidente, vorrei ringraziarla innanzitutto per aver calendarizzato nuovamente questa audizione importantissima, peraltro, come lei giustamente ricordava, già oggetto di esamina, diciamo, precedentemente nel Comitato Diritti Umani, perché credo che la tematica ambientale entri sempre più fortemente nell'agenda politica dei diritti umani a livello ovviamente non solo nazionale ma anche a livello internazionale, per cui la ringrazio e ringrazio ovviamente gli ospiti che sono intervenuti quest'oggi. È tutto ovviamente molto giusto quanto detto, peraltro confermano nuovamente le preoccupazioni che avevamo già in qualche modo riavvisato precedentemente quando per l'appunto si parlava di un rischio di deforestazione abbastanza alto. Tra l'altro leggevo anche per questioni di pochi minuti fa di una recente anche inchiesta che parla di una parte di deforestazione che probabilmente potrebbe risalire intorno ai 400 chilometri di deforestazione, quindi parliamo comunque di un'area grossa quanto delle regioni italiane, per così dire, quindi questo lascia capire un po' l'entità del danno che sta provocando tutta questa catena di approvvigionamento per cercare di prendere sempre più delle aree che possono essere utilizzate per coltivazione e quant'altro. Leggevo anche di un'inchiesta che mette in qualche modo anche in luce di quanto vi sia un incremento da parte delle aziende del fashion sul greenwashing, che comunque metterebbe in luce che all'incirca 20 aziende che si occupano del fashion potrebbero essere responsabili anche attraverso pellame o comunque sfruttamento dei terreni in qualche modo essere complici di questa deforestazione, per cui parliamo di grosse catene che in qualche modo possono essere responsabili, e quindi mi associo anch'io all'appello fatto nel portare avanti delle iniziative in tal senso che possano aiutare ovviamente i popoli indigeni, come avevamo già detto precedentemente e come ci siamo lasciati anche precedentemente, ma comunque confermo che dal mio punto di vista occorre che vi sia sempre più una sensibilizzazione in ambito non solo nazionale ma sovranazionale, europeo e anche internazionale, perché molte delle responsabilità che avvengono in quella zona appunto hanno dei responsabili multinazionali e quant'altro che ovviamente non sono sempre sotto nostra diretta responsabilità o controllo, per così dire. Quindi do pieno sostegno in questo tipo di iniziativa anche alla Presidente
Boldrini per continuare questo tipo di audizioni, ovviamente anche agli indigeni che oggi hanno portato nuovamente le loro testimonianze, sperando che in qualche modo ci sia sempre più sensibilizzazione su questo tema, e vi ringrazio personalmente per quello che fate in quella zona. Grazie, deputata Di Stasio. Adesso darei la parola all'onorevole Olgiati. Prego. Sì, grazie Presidente. Mi sentite? Sì, la sentiamo bene. Ok, grazie. Allora, innanzitutto io volevo ringraziare l'ospite intervenuto perché è stata un'audizione molto interessante e io avevo partecipato nel 2019 alla precedente audizione con le popolazioni indigene e ne ero rimasto particolarmente toccato dalle testimonianze dirette, credo anche i colleghi che erano presenti con me. E sentirlo anche da altri attivisti fa un certo effetto, vedere che a distanza di due o tre anni poco è cambiato, se non addirittura peggiorato. Quello che io mi sento di dire è che di queste situazioni noi oggi dobbiamo innanzitutto prenderne atto ed essere coscienti di quello che sta succedendo, perché purtroppo non siamo legislatori brasiliani, quindi non abbiamo potere diretto di intervento su queste cose. L'eterno dilemma tra sfruttamento per fare business delle terre naturali e diritti umani mi sembra che in questi anni del governo Bolsonaro sia stato in grave peggioramento. Le elezioni che si apprestano ad arrivare in Brasile ad ottobre da un lato non aiutano, perché chiaramente gli interessi economici vanno ben al di là di quelli di purtroppo poche, non so l'entità del quante sono le persone coinvolte, ma sicuramente gli interessi economici sono molto più forti e molto più diciamo elettorali. Ma io credo che sia necessario, questo forse non so se posso dirlo da deputato eletto di un altro paese, ma io mi auguro che le elezioni in Brasile rappresentino la possibilità di un cambio di passo nelle politiche brasiliane, qualunque sia il nuovo governo che dovesse essere eletto. Spero che questa sia veramente la chiave, perché la mobilitazione internazionale va sicuramente bene, la solidarietà internazionale va sicuramente bene ed è nostro dovere continuare ad averla nei confronti di queste popolazioni, ma io credo che sia soprattutto il Brasile direttamente che debba intervenire con un cambio di politiche nella direzione auspicata in questa audizione. Quindi io do anch'io il mio pieno sostegno alla Presidente Boldrini su questo tipo di audizione sulla difesa dei diritti umani, che rimane sempre al primo posto per quanto riguarda le nostre agende. E mi auguro appunto che innanzitutto il nostro primo, per quello che riguarda ciò che possiamo fare noi direttamente, sicuramente l'approvazione della convenzione di cui si faceva riferimento è un primo passo su cui dobbiamo sicuramente accelerare, e poi ovviamente restiamo a disposizione anche con i colleghi della maggioranza che hanno dimostrato interesse su questi temi a portare avanti anche tutte le iniziative utili per tutelare queste popolazioni e cercare di salvaguardare questo sterminio di popoli che è in corso principalmente nella foresta amazzonica. Grazie. Grazie deputato Olgiati. E se non ci sono altri interventi, anch'io vorrei unirmi ai ringraziamenti verso la dottoressa Casella e anche la dottoressa Watson che ci sta seguendo. E le ringrazio per l'impegno, per la passione che mettono in questa attività. E io ritengo che tutelare queste popolazioni sia un dovere etico, perché si tratta di una questione di interesse universale. E dunque questa deve essere una responsabilità collettiva. Non si tratta solo di una responsabilità brasiliana, che pure c'è ed è enorme, ma la questione trascende, va oltre, perché in ballo c'è la salvaguardia di queste popolazioni e anche la salvaguardia dello spazio della foresta, che come sappiamo bene è vitale per l'equilibrio ecologico dell'intero pianeta. Quindi io, alla luce di quanto è stato detto e denunciato,
direi che questo comitato debba prendere degli impegni. Quindi l'impegno è, come si è detto, a calendarizzare la proposta di legge di ratifica della collega Quartapelle in merito alla Convenzione ILO per i diritti dei popoli indigeni e tribali. Quindi ci adopereremo perché questo possa accadere in tempi brevi, in modo che l'Italia possa ratificare questa convenzione insieme agli altri paesi europei che l'hanno già fatto. E io mi chiedo perché, peraltro, dottoressa Casella, poi se vorrà rispondere anche a questa domanda, perché sono solo 24 i paesi che hanno sottoscritto la convenzione ILO, in quanto mi sembra del tutto assurdo che appunto il numero sia così circoscritto. Poi l'altro punto che credo che noi dovremmo fare è cercare di audire l'ambasciatore brasiliano sulla questione, proprio su tutte le questioni che sono emerse oggi far presente anche quanto emerso invece dall'audizione con voi, con Survival International, e esprimere le nostre preoccupazioni direttamente all'ambasciatore. Poi penso che dovremmo anche agire a livello europeo, cioè sollecitare anche a livello europeo, e confesso che non sono a conoscenza, non ho avuto modo di verificare se c'è un atto parlamentare e se sì, quando c'è stato, ma sicuramente bisognerà sollecitare un interessamento su questo punto, perché come dico, qui la responsabilità è collettiva. Quindi questo è quello che ci tenevo a comunicarvi e ripasso la parola alla dottoressa Casella per eventuali repliche. Prego, dottoressa. Grazie, vi ringrazio, ritengo tutti questi spunti di intervento fondamentali, ringrazio in particolare l'onorevole Quartapelle per aver proposto la ratifica della ILO 169, che ve lo confesso personalmente è motivo di grande frustrazione per me, perché sono anni che proponiamo la sua ratifica al nostro governo, ma non siamo mai riusciti, nonostante i vari tentativi, a portarla a calendarizzazione prima che diciamo la legislatura cadesse, cambiassero gli attori sulla scena. Quindi sono estremamente felice che questo possa avvenire, anche perché, e forse questo risponderà alla domanda di lei, Presidente, la ILO 169, a differenza delle altre delle convenzioni sui diritti dei popoli indigeni, che sono appunto principi ispiratori, quindi danno indicazioni, è l'unico strumento legalmente vincolante per un governo nel momento in cui viene ratificato, quindi vincola tecnicamente, praticamente, il governo al rispetto dei diritti dei popoli indigeni una volta che è stato adottato. Quindi è estremamente più appunto vincolante e scomodo per i governi farlo e adottarlo. Io credo che sia assolutamente necessario farlo nei tempi più brevi possibili, anche perché lo abbiamo visto, è stato accennato anche da alcuni interventi, in questo modo le aziende o chiunque il nostro paese, attraverso la sua partecipazione agli enti internazionali, dovrà, nel momento in cui opera sul territorio, garantire la due diligence nei confronti dei diritti umani dei popoli indigeni e il rispetto dei loro diritti in virtù, in forza di questa convenzione. Sono anche assolutamente convinta che la pressione pubblica che può essere esercitata e quella politica, sia a livello europeo sia a livello italiano, sia fondamentale. E a questo proposito vi volevo accennare di un fatto di cui abbiamo saputo, appunto avvenuto anzi recentemente, cioè il fatto che la Francia abbia annunciato pubblicamente che rifiuterà il suo consenso all'ingresso del Brasile all'OCSE, a cui ha fatto domanda, a meno che non si impegni in modo concreto a fermare il disboscamento e a porre freno alla corruzione. Anche questo è un atto di grande, un messaggio molto forte, un atto molto concreto che può essere fatto proprio per ancora una volta sollevare e alzare l'asticella del dibattito e della pressione sul governo.
Vi ringrazio infinitamente. Noi siamo a disposizione per dare il nostro sostegno e mettere a vostra disposizione le nostre competenze tecniche per qualunque iniziativa vogliate fare. E grazie ancora una volta tantissimo per questa preziosa opportunità. Sì, dottoressa, siamo noi a ringraziarla e ci ha dato anche un'altra idea, perché a questo punto si può anche fare una... Che facciamo? Un'interrogazione? Si potrebbe fare... una risoluzione, forse una risoluzione sulla falsariga di quanto ci ha detto della Francia, perché potremo anche noi pensare di unire le forze su questo punto, sulla partecipazione del Brasile all'OCSE. Quindi potrebbe essere una forma di pressione. Bene, allora la ringrazio e ringrazio anche gli interpreti per il loro contributo e dichiaro chiusa questa audizione. Grazie.